oggi. Buongiorno a tutti, partiamo in musica con un brano di cui ringraziamo il nostro insuperabile regista Salvatore Mondò, perché ci ha permesso di restituire l'immaginario ideale e che ben si confà a questa melodia che si titola Song 10 ed è del nostro ospite odierno Corrado Ciervo, il quale è violinista ma anche storico fondatore della Rua Catalana, membro dei Musicalia e della Terza Classe, e che fa per l'appunto il suo debutto da solista con un album davvero molto particolare titolato Musicae Techne, un titolo che per l'appunto restituisce il senso pieno del progetto e che per l'appunto raccontiamo in compagnia del nostro ospite. Corrado, ciao, ben trovato, complimentissimi. Grazie. Un brano davvero molto affascinante, suggestivo. Tra l'altro, dicevo, il nostro regista insuperabile Salvatore Mondò ha restituito queste immagini che ben ci hanno riportato, no, in questo immaginario iconico, ad una musica molto particolare. Noi abbiamo ascoltato Song 10, un brano immersivo che rappresenta al meglio il senso di Musicae Techne. Certo, intanto grazie di avermi invitati, buongiorno a tutti. E ho preferito, diciamo, fare questo brano perché è stato il brano che ha aperto un po' questo nuovo progetto, appunto, che è partito con Musicae Techne. E quindi mi sembrava giusto ripartire dall'inizio, dal brano da cui tutto è cominciato, e è un brano, diciamo, che è venuto fuori di ritorno da una serata un po' particolare e mi ha però in qualche modo suscitato subito un interesse diverso rispetto alle altre volte. Ho cominciato quindi da lì, a poi per cercare di creare questo discorso che appunto è venuto fuori. Questo tuo album d'esordio, ricordiamo, Musicae Techne, che è un vero e proprio mix, no, tra folk, elettronica, ma anche tanta sperimentazione riconducibile fino alla musica antica greca, perché in realtà le sonorità sono molto similari anche un po' a quel Sirtaki, no, che è tipicamente un brano musicale di repertorio culturale greco. Assolutamente, questo è, diciamo, in realtà è legato al mio rapporto con la Grecia, che nasce dai miei studi universitari, perché ho fatto, insomma, una tesi sulla musica greca antica. Che meraviglia! Di cui purtroppo però non sappiamo nulla, perché non c'è un codice in grado di dirci quello che era, diciamo, un po' il loro modo di... Non ci sono attualmente delle fonti scritte, no? No, non abbiamo nessun tipo, diciamo, di prova provata. Possiamo immaginare però, perché come appunto diceva Massimo Mila, i greci probabilmente avevano una sensibilità musicale più sviluppata della nostra. Che era presente proprio nella lingua stessa, no? Nella fonetica, la lingua greca inseriva in sé già la sua, no, melodia, che poi ci riportiamo poi anche da quelli che sono i poemi omerici, detti, certo, raccontati in maniera... aulica, certo, e in maniera appunto ritmata. Diciamo che i greci utilizzavano la musica soprattutto per creare, diciamo, un rapporto fra i giovani e la collettività. Era una delle prime pratiche a cui diciamo i ragazzi piccoli venivano avviati. Iniziati, era un percorso proprio, esatto, di iniziazione alla vita adulta. Intanto, ecco, c'è tanta musicalità greca, ma c'è un folk e anche elettronica, e c'è anche una traccia vocale nel tuo progetto di Musicae Techne della grande Concetta Barra, quindi come ci avviciniamo poi anche alla nostra cultura, che comunque di rimando primario è quella greca ancora. Assolutamente sì, e infatti io volevo in qualche modo tributare una voce che per me è stata fondamentale, una voce nostra, perché appunto Concetta Barra era procidana, tra l'altro, e quest'anno ricorrono i 100 anni della nascita di questa grande voce, che forse un po' dimenticata purtroppo tra le tante, diciamo, voci femminili, che però in grado di evocare un luogo. Io cercavo proprio questo, cercavo... una voce che si identificasse e che evocasse anche, esatto, un po' le nostre radici. Perché, esatto, penso che, presumo che la scelta del tuo progetto sia anche quella di ritornare alle nostre radici, ritornare sì nell'antichità, nel passato, che comunque il mondo greco, no, che è la cultura della nostra civiltà, ma ricongiungerci alle forme del presente e quindi ricondurci a Napoli una voce iconica e straordinaria come quella da grande Concetta Barra. Certo, certo, il mio è sicuramente un tentativo anche di recupero di quelle che sono forse le nostre forme identitarie musicali, che poi sono in qualche modo appunto longeve, lontanissime nel tempo, cercando di riproporle un po' anche con quelle che sono le sonorità di oggi. Ecco perché ci sono poi dei rimandi
ovviamente alla musica elettronica. Disney. Esatto, c'è una forma di evoluzione, perché tu quello che in realtà vuoi raccontare, l'hai detto all'inizio, adesso questo tuo esordio da solista presuppone una crescita tua musicale, una sorta di evoluzione, un'evoluzione che passa naturalmente attraverso quelle che sono i segni delle forme musicali del passato. Quindi come si crea un vero e proprio mix tra la musica del passato, quelle che sono le sonorità del futuro, e quindi qui entra di gioco il folk, rappresentando per appunto una perfetta evoluzione della musica che per appunto racconta il folklore in modo universale, ma soprattutto in modo innovativo. Certo, io diciamo che vengo dalla musica folk, perché ho iniziato la mia attività musicale proprio con un gruppo, diciamo, storico della musica popolare italiana. A un certo punto, che sono i Musicalia, però ho sentito un po' l'esigenza di ritornare a questa mia, come dire, prima, a questo mio primo amore con la musica, che poi è una musica che amo moltissimo. Però a un certo punto è come se in qualche modo questo mondo popolare così importante per noi si fosse un po' smaterializzato, perduto, perché forse non siamo stati bravi noi a tutelarlo, a farne, diciamo, una questione identitaria, perché poi la nostra musica, diciamo quella dell'area campana, che sia napoletana o anche della campagna interna, è una musica estremamente, diciamo, forte, che riesce ad attecchire anche in luoghi lontani da noi, perché riesce a rimarcare quella che è la nostra identità. Questo perché abbiamo una lingua, probabilmente, perché abbiamo una storia musicale, diciamo, di tanti secoli, in cui la musica è sempre stata in qualche modo al centro. Noi siamo parte di una città che, voglio dire, nel 600 già aveva 6-7 conservatori, certo, dove è venuto Mozart a studiare, sì, insomma, non è che musicale napoletano, esatto, poi così tanto da raccontare, dimenticarci qualche volta. Perciò secondo me era utile fare un salto anche un po' indietro. Ancora un po' più indietro e ritornare per l'appunto alle nostre origini. Noi ti abbiamo conosciuto in passato come protagonista della Rua Catalana, Musicalia, della terza classe, e con cui hai calcato tantissimi calchi. Ora, come ci si trova a lavorare un album da solista, no? Quindi dare vita a quella che è l'evoluzione, anche in questo senso, che non è per l'appunto solo musicale, ma presumo sia anche personale? Assolutamente sì, io ho avuto la fortuna di condividere delle esperienze con dei gruppi, diciamo, validissimi, che mi hanno dato tante possibilità anche di scoprire tanti posti. Però poi a un certo punto sentivo anche un po' l'esigenza di, diciamo, di uscire a ricavare dello spazio che in qualche modo riguardasse me personalmente in maniera più, appunto, probabilmente più intima e personale. Eh sì. E questo è un album che per l'appunto parla di te e parla anche delle tue sensazioni, perché quello che abbiamo avuto modo di ascoltare con Song Ten, grazie anche al nostro regista Salvatore Mondo, è proprio un'idea di immagini, di colori, di sensazioni che si muovono e vivono attraverso la musica e quindi rimandano automaticamente a te. Sì, è stato anche un po' un, diciamo, un lavoro biografico, un po' rimettere insieme questi anni di musica, di gruppi, di concerti, di album, di esperienze, in un momento in cui la musica poi è stata messa da parte perché è arrivata la pandemia. Pandemia. E in realtà Song 10 è stata registrata, Song 10 è venuta fuori pochissimo prima che il Covid purtroppo ci cambiasse la vita, però poi dopo è diventato anche questo uno stimolo per cercare di in qualche modo resistere, no? Anche attraverso la musica, i suoni, le sonorità. Esorcizzare anche il momento. E anche, esatto, fare anche un po' di riferimenti alle mie esperienze passate, anche con i gruppi che tu hai citato. Ad esempio ci sono dei riferimenti anche agli Stati Uniti, perché con la terza classe ho fatto delle esperienze molto importanti e molto lunghe negli Stati Uniti, dove ho cercato anche lì di captare, insomma, delle sensazioni. Il mood del momento. Sicuramente, certo, troveremo ancora tante altre sensazioni, perché sei pieno, no? Hai tante potenzialità, ma hai tanta voglia di comunicare sicuramente attraverso la musica. Quindi noi ti aspettiamo con altrettanti bellissimi progetti. Intanto ci godiamo questo tuo album da solista, Musichette Knè, di cui abbiamo apprezzato quest'oggi questo brano Song Ten, davvero molto valido, molto immaginativo, bello. Davvero bello. Grazie. Complimentissimi a Corrado Cervo e grazie di essere stato con noi. In bocca grazie al lupo. Grazie a voi.
Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina Live.